Buongiorno ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, giornata assolutamente di calcio in realtà, perché oggi c'è Napoli-Ascoli, c'è stata Napoli-Ascoli, ha giocato il Milan, sta giocando l'Inter e ne parleremo, la sto guardando da cellulare, ne parleremo, ma ne parleremo direttamente dopo, attaccandola alla gara della Juventus di questa sera. Quindi in questo video parliamo ovviamente del Napoli e del Milan. Poi ci colleghiamo direttamente più tardi a Juve-Inter con un altro video, che però uscirà molto più tardi perché ovviamente la Juventus inizierà a giocare, se non erro, alle 21.30 il trofeo Gamper, mi pare, con il Barcellona. Pare fosse il trofeo Gamper con il Barcellona. Fatto sta che il Napoli batte l'Ascoli 2-1 ed era una partita, a mio modo di vedere, importante sotto il punto di vista del gioco, ma anche perché i tifosi stessi l'avevano annunciata, diciamo, come partita fondamentale. Avevano chiaramente detto vogliamo giocare, vogliamo vedere il Napoli giocare, non è un'amichevole, cioè un amichevole ma non è una partita tanto per, è una partita seria, quindi vedete che cosa dovete fare. Poi il diritto di lo striscione sul diritto di tifare, con la libertà di poter tifare eccetera, quindi ovviamente era anche un po' sentito. Tutti i giocatori del Napoli, o comunque più o meno, erano titolari. Cioè Spalletti sta facendo, a questo punto che mancano 15 giorni, 16 giorni, quanti ne mancano, mamma mia che strano, all'inizio del campionato, Spalletti sta facendo le prove per il campionato, come giusto che sia a mio modo di vedere, come normale che sia. E quindi questo, il Napoli gioca con quasi tutti i titolari, è un Napoli che gioca assolutamente meglio, è un Napoli che si porta in vantaggio praticamente, non praticamente subito ma poco ci manca, e che il gol del pareggio arriva su un errore difensivo. Probabilmente quell'errore è diciamo imputabile a Mario Rui, al solito Mario Rui, perché poi Mario Rui alterna grandissime prestazioni, grandissime partite, ad altre invece più o meno, ok, parliamoci chiaro, ad altre che vorrebbero ma non possono. E poi c'è anche un errore secondo me di Meret, che va lasciato assolutamente crescere, perché Meret secondo me sarà il portiere del futuro del Napoli. Però lì comunque secondo me in area di rigore, in area piccola più che altro, la palla è tua e tu non puoi assolutamente lasciartela sfuggire, e invece lì Meret l'errorino lo fa. Fatto sta che il Napoli poi la sblocca con Elmas, che era entrato nel secondo tempo, si riporta in vantaggio davanti ad un Ascoli comunque piuttosto valido, e riesce in ogni caso a vincerla. È un Napoli, come vi dicevo, che fa le prove. Resto stupito dalla prestazione non tanto di Koulibaly, che mi è piaciuta, ma Koulibaly non mi lascia mai stupito, se posso essere sincero, quanto resto stupito dalla prestazione, magari possiamo dire, di un Fabian Ruiz, ma soprattutto la forma fisica di un Fabian. Stavo guardando Fabian, notavo positivamente come Fabian si è un po' sgonfiato a livello fisico, e secondo me, visto che veniva appellato, visto che veniva nominato come probabilmente uno dei centrocampisti più lenti del nostro campionato, che rallentava la manovra, dava dei problemi appunto in fase di creazione rapida del Napoli, perdere un po' di massa muscolare per un calciatore di quel tipo là, con quel ruolo là, a mio modo di vedere potrebbe anche fargli piuttosto bene, perché poi quando poi devi prendere il pallone e subito andare a verticalizzare, o comunque verticalizzare lo fai pure se c'hai i piedi, però quando poi invece magari devi andare a fare uno strappo, un cambio passo, un cambio di direzione, se sei troppo pompato secondo me poi si sente, potrebbe essere un problema. È un test importante quello che vince il Napoli contro l'Ascoli, un Ascoli comunque duro a morire, che alla fine perde solamente per 2-1, ma tutto sommato come risultato ci può assolutamente stare, ed è un Napoli, come vi dicevo, che sta facendo le prove per il campionato. Anche qualche giorno fa avevo fatto il post partita del Napoli con il Wisla Cracovia, l'avete visto in pochi, ma ai tifosi del Napoli l'ho promesso che quest'anno vorrei parlare, tra l'altro anche un secondo canale, Simone Sequal, seguitemi se non lo fate, e dove non riuscirò a parlarne sul primo ne parlerò lì con Simone Sequal. Quest'anno voglio parlare un po' di tutto, e quindi ho parlato anche di Napoli Wisla. Le sensazioni sono più o meno le stesse, oggi però Napoli molto migliore, palo di Zielinski che prende sempre il palo come sempre, Zielinski non c'è mai una volta in cui non prende il palo, per il resto le situazioni sono migliori rispetto a che con il Wisla, squadra ovviamente più europea rispetto magari che l'Ascoli, però il Napoli pian piano si sta costruendo. E poi il Milan. Per quanto riguarda il Milan il discorso è diverso, perché si iniziano a vedere delle certezze per il Milan. La certezza numero uno è il fatto che il Milan riesce a fare una prestazione dignitosissima contro il Real Madrid, non a caso addirittura nel primo tempo era Theo Hernandez a rischiare di portare in vantaggio il Milan, ma Theo Hernandez lo conosciamo e penso che un calciatore come lui, che vale come lui, abbia anche abbastanza il dente avvelenato per quanto riguarda il Real Madrid, ma soprattutto Maignan, che para un calcio di rigore a Gareth Bale. Ora Gareth Bale è fuori
credo, dall'idea di gioco del Real Madrid, quindi non è che l'abbia parato a Benzema, però ha parato comunque il calcio di rigore a Gareth Bale al Real Madrid, e quindi nel senso è qualcosa di pro. Poi io dico una cosa, i tifosi del Milan, penso ragazzi che quest'anno, dopo aver ceduto Donnarumma e dopo aver preso Maignan, con Donnarumma che se n'è andato a parametro zero, difenderanno Mike Maignan come veramente non so cosa, anche davanti ad errori evidenti nel futuro. Lui inizia parando un rigore, quindi errori evidenti non ne fa e prende punti, però penso che lui abbia la grande possibilità di far bene, soprattutto perché quest'anno i tifosi del Milan saranno favorevoli a Mike Maignan in ogni modo e ad ogni modo, in ogni caso, quindi per qualunque accadimento gli saranno comunque molto molto favorevoli, e questo è un punto assolutamente fondamentale. Detto questo, che dire? Detto questo, poi bisogna parlare ovviamente anche della prestazione del Milan, ma soprattutto di un fatto che mi piace tanto, ovvero vedere Kier con la fascia al braccio. Io da romanista, io Kier l'ho visto nel suo momento peggiore della carriera. Io quando il Milan ha preso Kier ho detto: ma che cazzo fate? È scarso, perché ragazzi a Roma lui era veramente uno dei più scarsi mai visti, non riusciva a fare cose utili, non riusciva a fare due chiusure in croce, faceva errori su errori. Io sinceramente non capivo come potesse essere a Milano. Lui ha trovato la sua stabilità, ha trovato una continuità clamorosa, inaudita. E poi anche dopo quello che ha fatto insomma l'europeo, ha dimostrato anche di essere uomo prima di essere uomo squadra, e questo secondo me non può che raccogliere gli abbracci dei compagni, non può che raccogliere consensi. Io credo che lui debba essere il prossimo capitano del Milan, perché a mio modo di vedere se lo merita. Un po' inesperto ancora il mio pupillo Brahim Diaz, perché lui è veramente il mio pupillo. Io amo Brahim Diaz, molti di voi lo sanno, mi conoscono. Io credo che Brahim sia veramente forte, cioè io alla 10 sulle spalle se non sbaglio, e comunque quello è forse un po' un'esagerazione, però comunque può fare veramente bene Brahim. Credo che poi il Milan un trequartista lo andrà a prendere, forse Josip Ilicic, però un trequartista lo andrà a prendere. E poi ci sono quei giocatori magari tipo i Krunic che non possono magari andare a fare la Champions con il Milan, non che siano i titolari. Selle Meger anche oggi non è che abbia fatto brillare particolarmente, abbia fatto impazzire particolarmente. Ci sono calciatori che probabilmente il Milan potrebbe anche pensare di sostituire davanti magari a degli acquisti mirati, però la squadra c'è, la squadra è valida, la squadra è buona, la squadra è interessante, la squadra ha dimostrato anche oggi con il Real Madrid di potergli tenere testa. Gli acquisti fatti per sostituire i partenti sono comunque stati fatti in modo intelligente. Forse, ve l'ho detto, manca un Josip Ilicic, poi credo che la squadra del Milan sia più che completa. E questo sostanzialmente era quello che dovevo dirvi. Complimenti al Milan, complimenti al Napoli. Adesso ci proiettiamo, come vi dicevo poco fa, sull'Inter con il Parma. Tra poco ne parleremo, ma non ne parleremo a fine partita dell'Inter, ne parleremo a fine partita della Juventus con il Barcellona al Trofeo Camper. Quindi ci vediamo dopo. Iscrivetevi a questo canale se non l'avete fatto, lasciate tantissimi, tantissimi, tantissimi mi piace. Fatemi sapere, secondo voi, Napoli e Milan, chi delle due arriverà in Champions e chi invece non ci arriverà e perché. Iscrivetevi al canale. Buon ciao da Allen come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao!